Grande partecipazione anche nella città di Teramo alla manifestazione mondiale in difesa dell'ambiente. È molto importante, è stato fantastico. Non so quanti ne siamo, però so che ci sono da tutta la provincia, anche da Giulianova, da Roseto, c'è l'università. Non ci sono solo scuole, ci sono le associazioni che ovviamente hanno aderito. Quindi è una grandissima e importante opportunità per sensibilizzare le persone. Dobbiamo riuscire a creare la moda del non inquinamento, perché non dobbiamo creare qualcosa di evanescente. Noi, come chi si veste Adidas può essere una bella persona, chi non inquina può essere una bella persona, ma proprio perché logicamente sta salvando l'umanità. Questa è un'iniziativa che parla ai grandi della terra e gli dice che è il momento di agire. Come movimento ambientalista lo diciamo da tantissimi anni. Purtroppo si sono persi decenni per fare le azioni giuste, adesso speriamo che queste piazze vengano ascoltate, perché effettivamente noi siamo sull'orlo di un baratro e dobbiamo assolutamente impedire che i cambiamenti climatici rovinino la nostra vita.